Amici, quest'oggi siamo all'interno di Brookhaven dopo tantissimo tempo, perché ci mancavo da diversi mesi. Ma non siamo da soli, perché insieme a me, non so adesso esattamente in quale casa, c'è anche Syl, che sarebbe praticamente un'esperta di Brookhaven, che conosce tutti quanti i posti, bug, glitch segreti di Brookhaven che possono portarci magari a vedere qualche mostro o magari a trovare la nostra cara e odiatissima allo stesso tempo Dancing Serbian Lady. Saliamo sul nostro mezzo e andiamo a cercare Syl, che non so proprio dove sia. Ah, ecco, ecco. Mamma mia, raga. Oddio, guardate che casa. No, ok, io non ho mai visto una casa del genere all'interno di Brookhaven e mi sto già cagando qua in lontananza. Ed eccola qua. Ciao Syl, ci sei? Ciao Gradiex. Wow, ma cosa? Hai indovinato la mia macchina preferita? Ma cioè, io con questa macchina ci ho fatto un botto di cose e soprattutto ho beccato un sacco di criminali vicino a casa mia. Però penso che tu non sia un criminale. Sì, no, non sono un criminale, sono semplicemente uno youtuber ricco all'interno di Brookhaven. Ho deciso di prendere questa bellissima auto fiammante blu. Comunque, sono qua per chiederti un piccolo favore, sempre se sei disposta e se sei libera. Ok, vai, dimmi. So che sei, diciamo, esperta di posti segreti, luoghi nascosti, bug, glitch di Brookhaven, e vorrei proprio sapere se conosci magari qualche zona maledetta. Maledetta? Cioè, tu lo sai che quando dici questo nome in Brookhaven si scatenano le forze più interiori del sottosuolo di Brookhaven? Ok, quindi presumo che tu la sai lunga. E spiegami, dove dobbiamo andare, a che ora, cosa dobbiamo fare, armarci, prendere, mangiare, e, insomma, spiegami tu. Ok, allora, in questo preciso momento sono le 6 di sera all'improvviso. Ecco, cosa succede quando diventi maledetto? Siamo nella zona... Ma che caspita! Ma prima era giorno! Non lo sai come cambiano le cose. Comunque, questa ti presento la casa più infestata, oltre che di mostri, fantasmi, e in questo caso ci sono delle cose da risolvere. Sai com'è nel passato? Oddio. Aspetta! Queste sono delle persone morte! Sì, no, mi stai facendo paura. Non è che sei tu con quella pazza che uccide le persone, no? Oddio, no, non oggi. Non oggi, ok, non mi metti tanta sicurezza. Però va bene, e dovrei, posso entrare, certo, per vedere o mi succede qualcosa? No. Non voglio morire, ti prego, non mi uccidere, ti allora prego. Allora aspetta, fammi entrare, ok, è tutto sotto controllo. Secondo me è meglio accendere una luce bianca per sicurezza. Sì, ok, oh mamma mia, il pavimento tutto rosso. Questo potrebbe essere un pavimento con del sangue incastonato, ma va bene. Oddio. Ok, posso salire, certo, anche di sopra, o c'è qualche serial killer? Attenzione, sopra ci sono, insomma, cioè, ci sono le stanze, quelle definite misteriose. Perché, oltre a questo PC, questo è maledetto, non lo usare perché potresti rimanere incollato con le dita. Questa è la stanza dove ci sono delle cose che accadono molto spesso. E soprattutto, in quel letto dietro di te, nella zona destra, c'è una botola molto misteriosa. Syl, io noto anche un'altra cosa, c'è proprio... Oddio, dove sei? Sei entrato, ok. Raga, ma che cano! Voglio uscire, ti prego. Fammi uscire, non voglio morire, ti prego. Sì, non mi uccidere, oddio. Non mi uccidere. Ok. Non sei ancora preparato. Cioè, il diario maledetto è semplicemente... E poi c'è la famosa agency, che non so se conosci ancora. Forse avrai tempo di conoscerla. Sì, è una specie di associazione molto maledetta. Oh mio Dio, mamma mia. Ma in questa stanza ci fanno per caso dei rituali o degli interrogatori? Oppure ci nascondi qualcuno? Di solito ci fanno le riunioni tra, diciamo, i club, ecco, il club dell'agency. Ma in questo momento non abbiamo la divisa, quindi non abbiamo l'autorizzazione. E poi ci vogliono anche delle password, un sacco di cose. Ok, chiaro. Comunque dai, usciamo, non mi piace, mi metti troppa ansia, ho troppa paura io di vedere ste cose. Voglio proprio uscire da questa casa, via, mai più. Va bene, Syl, allora, come sai c'è questa Dancing Serbian Lady che mi sta perseguitando da un sacco di giorni. Addirittura ha rapito mio padre, infatti. Oddio. Penso mi viene da piangere, ma va bene, lasciamo stare. Mi hanno comunicato tantissimi fan che sta girando all'interno di Brookhaven e dobbiamo assolutissimamente farla fuori, o almeno rapirla, per non farle fare più del male ai bambini, capisci, no? Capisco benissimo, anzi, lei ha una faccia molto sospettosa e dicono che l'hanno vista anche in un certo club dove di solito si danza qui in Brookhaven. E lei ha quella famosa danza che vuole ipnotizzare un certo tipo di tipi strani e soprattutto bambini, ok? E ragazzi, Chiaro. Allora, per prima cosa io direi di armarci. Dobbiamo prendere delle armi, perché non possiamo fare come mio padre, che ha rischiato a mani nude. Così andare con i pugni non funzionerà mai. Dobbiamo avere pistole, fucili. Ti piace non lo questa? So, tutte. Ah, ok. Mamma mia, ragazzi. Ma tu sei già armata? Ok. Piano. Prova, non mi uccidere. Prova.
Ma la vorrei pure io, posso prenderla pure io, me ne dai una? Vai nello zaino e trovi tutte le armi che vuoi, okay. C'è anche il teaser, ci sono le bombe a mano. Ok, prendo un teaser, un fucile e un cecchino perché non si sa male. E pure un cannocchiale perché così possiamo vedere dalla lontananza. Bravo, hai già capito come funziona, prova bomba, funziona che possiamo partire. Ok, adesso Sil, devi portarmi in questo locale dove mi dicevi generalmente potrebbe essere là a danzare. Quindi guardi, guida direttamente tu, io ti seguo. Ok, la patente l'ho appena ripresa perché me l'avevano tolta. Vabbè, non questo è un dettaglio. Comunque, abbiamo acceso le luci nella macchina, Cadiax? Mi sa di no, dobbiamo accendere. No, vabbè, fa niente, dai, non è importante. Tu basta che va là. A proposito, non ti sembrerebbe meglio se avvisassimo i carabinieri? Cadex, c'è un problema. Noi i carabinieri, la polizia, insomma, non andiamo molto d'accordo. Perché facciamo parte appunto dell'agency, come ti dicevamo. Quindi c'è un problema, non possiamo comunicare con loro. Scoprirebbero ogni nostra mossa e poi vorrebbero essere sempre i protagonisti. Ok, va bene, non voglio essere arrestato. Portami direttamente da lei. Io per sicurezza, ragazzi, metto già il fucile in mano. Non si sa mai se parte una sparatoria, la facciamo fuori subito. Ok, va. Siamo quasi arrivati. Ecco, ci siamo. Lo vedi? L'ice cream? Ecco, non è quello il posto. Sì. Ma è direttamente qua, nel play planner. Ecco, questo è il mio parcheggio perfetto. Prendo la mia arma anch'io. E sopra qui lo vedi, Club Brooks, che in questo momento è chiuso. È chiuso, appunto. Quindi è impossibile trovarla in questo momento. È impossibile, però ci sono certi orari in cui si possono trovare. Questo è l'orario del club, ma non facciamo caso all'orario del club, perché le cose misteriose accadono soltanto negli orari da rituale. E sai cosa voglio dire? Sì, chiaro. Allora, vai prima tu o vado prima io? Io direi che se vai prima tu. Ok. Grazie. Il club è a destra, ok? E rimane sempre abbastanza buio, come puoi vedere. Non vedo nessuno, quindi tecnicamente la dancing serie di Allegri non è ancora qua. Mi è partito un colpo, oddio. Ok, io direi di prendere anche, come dicevi tu, un binocolo e anche una torcia, perché in Brookhaven la torcia è fondamentale. John, hai ragione, la torcia, mi ero quasi dimenticato. Eccola qua, la prendiamo per sicurezza. Olè, sì, molto più luminoso. Senti, ma inizio un po' a stancarmi questa vicenda della Dancing Serbian Lady su Roblox. Non è che forse non esiste nulla di tutto ciò? Katia, cosa stai dicendo? Non puoi dire queste cose all'improvviso. Qua i muri hanno le orecchie e ci sono le telecamere che ci stanno. Sì, per me la Dancing... Oh, mamma mia, via, sì. No, oddio, l'ho sentito. No, ragazzi, io inizio ad odiare tutto ciò. Voglio uscire da Roblox. No, mi sto cagando sotto. L'hai sentito pure tu? Sì, era un jumpscare bruttissimo. Ragazzi, io prendo il fucile in mano, Sparo a caso, non lo so. Se magari c'è qualcuno che ci sta inseguendo. Sil, io direi di scappare. Andiamo in un altro posto, magari, per favore. Sì, è meglio. Via, guida tu, andiamocene via. Ci sei? Veloce, il più possibile. Cadex, ho un posto in mente dove di solito si nascondono i fatidici e misteriosi mostri. Ma in questo momento forse lei non è lì, perché essendo una lady potrebbe non aver bisogno di andare in una casa abbandonata e potrebbe essere anche un rifugio per noi. Però non garantisco. Ok, va bene, non è un problema, noi andiamo, basta che ci riposiamo qualche secondo perché mi è già preso un accidente. A proposito, Sil, mamma mia, c'ho una fame allucinante. Hai per caso qualcosa da mangiare, uno snack, una pizzetta? Ma come fai a avere fame in questa situazione? Vabbè, comunque posso avere sempre tutto io, perché io ho degli snack da Spy Ninja, quindi possiamo recuperare qualche snack eventualmente. Tipo, vuoi una cosa tipo della mensa del carcere? Ecco, l'unica cosa che ho avanzato. Schifo, va bene, guarda, prendo di tutto, basta che mangio, perché sennò svengo qua dalla fame, eh. Vieni, tieni, ti offro una specie di toast. Proviamo sto robo. Ma sì, è tutto quanto. Ma che schifo, va bene, fa niente. Va bene, un po' scaduto, scusa. Ok, era scaduto da qualche mese. Ma questo dovrebbe essere la teorica casa infestata abbandonata? Attenzione, questo posto è abbastanza misterioso. Qua di solito dovrebbe apparire Mr. Brookhaven, che però forse tu non conosci, ma lo conoscerai molto presto, te lo assicuro. Cosa sarebbe Mr. Brookhaven? Mr. Brookhaven è colui, è il sindaco che ha creato Brookhaven, chiaramente inseguito dai famosi agency, quelli ex-e. Ok? Quindi è una storia abbastanza lunga. Qua c'è una specie di sarcofago e ogni tanto si trovano delle cose orrende. Oddio! No, allontaniamoci. Ma quindi se noi stiamo qua per, diciamo, più ore, potremmo avvistare in lontananza qualsiasi mostro o roba? Sì, di solito appare appunto da questo punto qua, oppure dal frigo o addirittura dal tetto. Vedi che è sfondato. Ah, è vero, allora facciamo così, Sil. Prendo un attimo il cannocchiale, stiamo, diciamo, in posizionamento qua di posti, ok? Aspettiamo magari se avvistiamo qualcuno. E appena vedo qualcosa io ti avviso, ok? Ok.
il fucile! Prendi il fucile, prendi il fucile! Oddio, spariamo! Dove è andato? Spariamo, non si sa mai! Oh cavolo! È scappato! Non so che caspita era! Era un mostro che camminava! Dio! Non capisco se era la Dancing Serbian Lady o qualche mostro con 4-5 zampe! Mamma mia, che schifo! Che schifo! Ma cioè, sembrava proprio come se non facesse parte del videogioco, come se fosse un qualcosa di esterno! Eh sì, perché in questo momento è arrivata anche l'alba e quindi in questo punto preciso della casa abbandonata in fondo a quel tunnel, quello è il tunnel maledetto dove potrebbero apparire qualsiasi cosa, cioè è una specie di quarta dimensione. Oh mamma mia che brutto, va bene, sì, io direi così, dopo una grande e lunga giornata vorrei andare a dormire, anche perché non ce la faccio più di rincorrere tutti questi mostri e avere sempre paura. Io sono uno che preferisce stare a casa, a dormire, farsi gli affari suoi e non disturbare nessun mostro. Ok, sono d'accordo con te, diciamo che è iniziata una giornata e penso che ti posso consigliare anche un hotel maledetto che si trova in Brookhaven, però spero che tu non ci vada subito, perché in quell'hotel c'è bisogno di un'autorizzazione e poi devi passare la guardia. Detto questo, signori, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Come sempre, ci becchiamo domani, ore 19 per il prossimo video. Noi ci becchiamo domani. Bella boys.